manifestazione sacrosanta per la legalità e per sostenere la giustizia dei consultori, che sono stati da sempre uno strumento, un mezzo attraverso il quale le donne hanno contrastato tutte le forme di violenza, non soltanto l'autodeterminazione, il loro sacro santo diritto alla maternità consapevole, ma c'è stato anche un supporto alle famiglie, per cui strumentalizzare questa manifestazione è violare la legge, questa è la verità. Hanno voluto violare la legge, strumentalizzati e capeggiati dalla Tarsia, che purtroppo è legata a alcuni poteri clericali e che evidentemente sta cercando di usare tutti i mezzi possibili e immaginabili in suo favore in un momento di crisi della destra che evidentemente ha bisogno di queste forme anche un po' violente per contrastare delle battaglie e delle manifestazioni democratiche. Questo è stato purtroppo, oggi dovevamo fare una manifestazione pacifica che altri hanno disturbato in maniera impropria. Tante donne, siamo solo tante donne! Mette linee le madonne, siamo tante donne! Maternità consapevole e responsabile. Non abbiamo mai chiesto il diritto all'aborto, è cosa diversa. E noi chiediamo una cosa che di fatto non ci viene concessa, cioè la libertà di scegliere su uno strumento. C'è naturalmente le ragazze giovani, le quali tra l'altro partecipano anche del movimento dei ricercatori, del movimento degli studenti, che vivono anche uno stato di frustrazione, di rabbia generale. E questa cosa della legge Tarsia, che tende a ricacciare indietro conquiste già ottenute, tende ad aggravare questo stato di malessere e anche di rabbia nei confronti dello Stato in generale, diciamo. Naturalmente abbiamo avuto questa cosa, questa incursione da parte della Tarsia, francamente irresponsabile, se devo dire. La cosa sarà molto lunga e quindi la vicenda della legge della Tarsia sarà molto lunga, noi faremo di tutto per allungarla. Io faccio presente che il centrodestra non è poi così compatto, ieri abbiamo avuto il voto sul nucleare e quindi insomma poi non sappiamo che cosa succede a livello nazionale, quindi non la darei per persa. Intanto oggi è stata una buona giornata. La legge Tarsia pensa agli embrioni, alle minorenni, ci pensa Berlusconi. La 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 la.